Bene ragazzi, in questa brevissima videopillola andremo a creare dei blocchi personalizzati che ci serviranno per risparmiare spazio, risparmiare il numero di blocchetti da rimettere se ripetiamo sempre la stessa azione. In questo caso, che cosa farò? Vi farò un piccolo esempio. Innanzitutto nominerò il blocco che rimetterò Game Over. No, Game Rover, ma Game Over. E dico di non aggiornare la parte grafica, eccolo qua, ce l'ho qua. Che vuol dire definisci? Vuol dire che qua nel blocco definisci inserisco tutte le istruzioni che voglio che lui metta qua dentro, che vi dica che sono tre, e poi io metto semplicemente un semplice blocco. Eccolo qua. Ok? Semplice, semplice. Ora, che succede? Quando lui legge questo? Legge questo ciclo di istruzioni. Quindi potrei mettere anche qua 20 blocchi, ma qua comunque potrei. Comunque metterò un blocco solo. Ora, questo può essere interessante se io ho una serie di istruzioni che mi servono spesso e quindi me le preparo qua in un unico blocco e poi le utilizzo, inserendo semplicemente un blocco di questo tipo. Bene, una volta fatto questo, clicco sul mio personaggio e vedete che cosa fa. Lui parte. 1, 2, 3, 4. E il quinto è finito. Comportamento identico, semplicemente qui ho messo meno blocchetti. E questo è tutto.